Quando parliamo di Caravaggio e dei suoi seguaci, spesso ci riferiamo alla pittura naturalista, al naturalismo. Questo perché fin dai tempi contemporanei di Caravaggio, questi artisti venivano considerati coloro che guardavano alla natura, coloro che, diciamo, trasgredendo alla regola classica del disegnare, dell'ispirarsi a modelli consolidati, a schemi formali, a formule stilistiche delle più varie tradizioni, in presa diretta trasportavano sulla tela ciò che vedevano davanti a sé, ciò che era la realtà, per così dire. Il termine naturalismo in realtà si ufficializza proprio nel contesto della Galleria Estense, alla metà del Seicento e in seno alla corte di Francesco I d'Este, perché fa la sua comparsa nella trattatistica ufficiale, quindi nel linguaggio che funziona benissimo ancora oggi, proprio in un trattato che viene dedicato a Francesco I da uno storico dell'arte, da un conoscitore che era anche un medico all'epoca e un agente del duca, che si chiama Francesco Scannelli, e che alla metà del Seicento dedica al suo duca il trattato dal titolo Microcosmo della pittura. In questo trattato, che è un grande viaggio in giro per l'Italia, nel quale Scannelli enuncia le sue idee sulla pittura, sui grandi maestri, sulle scuole, sulle gerarchie, usa per la prima volta, quando parla di Caravaggio, la definizione di primo capo dei naturalisti, una definizione perfetta che funziona ancora oggi.